Ciao a tutti. Salve a tutti, è meno un nuovo video di Miti Misteri SCP. Oggi dobbiamo parlare dell'SCP 241 chiamato anche la buona cucina di casa, casa è l'oggetto safe. Ok. SCP-241. Questa è una foto di SCP-241 in una cucina di test, dopo essere stato aperto dal soggetto di... ...progetto speciale di contenimento. SCP-241 deve essere tenuto al sito 19, tramite l'uso di procedure operative. Standard per il contenimento dei libri e scritti SCP di classe Safe, con le seguenti condizioni aggiuntive. scp 241 deve essere tenuto aperto su di una superficie piana con dei fermi sposti sulle due pagine in modo da evitare la chiusura accidentale del libro stesso. I dispositivi di contenimento devono essere controllati almeno una volta a settimana e per, ver e per verificare l'indirizzo strutturale. Ogni anomalia deve essere immediatamente segnalata. Al comando del sito: l'accesso al SCP-241 è ristretto. Ogni utilizzo di SCP-241 deve essere registrato, SCP-241 deve essere trasportato tramite legge autorizzato in modo che non si possa chiudere accidentalmente durante il suo spostamento. Nel caso in cui SCP-241 venga aperto al di fuori di un ambiente di sperimentazione, l'ultima persona ad averlo toccato. Deve fare rapporto all'infermeria più vicina e un membro del personale di classe D deve richiudere e riaprire SCP-241. Descrizione: SCP-241 possiede le, le fattezze di un normale libro 33 x 23 x 35 cm, dal titolo La buona cucina di casa. La copertina di SCP-241 ha un design a scacchiera con quadrati bianchi e rossi. Con il titolo stampato a semplici lettere nere sul fronte e sul dorso. Quando aperto SCP-241 contiene 99 ricette, divise in tipiche di un libro da cucina. Molte di queste ricette includono una foto della pietanza dell'aspetto invariabilmente appetitoso. Una piccola percentuale di queste potrebbe richiedere ingredienti rari o esotici. Ogni volta che SCP-241 Viene aperta da un soggetto conosciuto da loro innanzi come l'obiettivo, diverso da quello che lo aprì per ultimo, ad esempio il precedente obiettivo, le ricette contenute nel libro cambiano. Le investigazioni in preliminari hanno concluso che se l'obiettivo mangia una pietanza preparata da una delle ricette contenute in SCP-191, quella persona presto muore di apparente shock anafilattico. Al, eh, anafilattico. Altri che mangiano la stessa varianza non sono similmente affetti. Sono stati attualizzati dei test in modo da determinare l'esatta natura degli effetti di SCP-241. SCP-241 sembra impossibile da sporcare è immune perlomeno a dei danni lievi. Ad esempio, delle salse versate sulla sua pagina spariscono quasi istantaneamente e le pagine strappate o tacche sulla copertina sono riparate in una manciata di secondi. Ultra sperimentazione sulla dugevolezza di SCP 241 non sono utilizzate senza il consenso da dati cancellati. Eh, dati cancellati. La ricerca di, su SCP 141 continua, comprendendo anche potenziali interazioni con altri oggetti SCP. Per ulteriori informazioni riguardanti la sperimentazione corrente, prego consultare il registro spurme, supplementare degli esperimenti. Se il video ti è piaciuto ti invita a lasciare un mi piace e di continuare a seguire la serie. Per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima.